Io da parte mia vorrei ora dare la parola per sua esposizione ad Alessandro, appunto, parlerà dell'introduzione della piattaforma digitale Tillo, visto che lui ne è uno dei dirigenti, uno che l'ha ispirato addirittura. A lei, caro Alessandro, la parola e il microfono. Ancora grazie per l'interesse, grazie per questa opportunità di farmi parlare di Tillo oggi, in questa occasione. Mi piace iniziare dicendo che ho trascorso veramente gli ultimi 3 anni incontrando agricoltori, passando giornate all'interno delle aziende agricole, e ascoltando, imparando e cercando di capire quali siano le sfide, le difficoltà e le opportunità nel mondo agricolo oggi, venendo da un background professionale tecnologico. La mia carriera è stata per 2/3 all'interno di servizi tecnologici per banche e altre media company. E per cui la mia prospettiva è senz'altro come la tecnologia digitale può aiutare i farmer. Ho profonda ammirazione per queste persone. Io sono nato e cresciuto a Roma, in Italia, e come buona parte delle persone cresciute in città, io pensavo le mele crescessero sugli scaffali dei supermercati. Quasi è un po' imbarazzante dirlo, ma quasi la maggior parte delle persone che vivono e crescono in città non hanno idea di quanto lavoro ci sia dietro una mela, dietro un grappolo d'uva, dietro a un pomodoro. È incredibile. Noi, quando abbiamo iniziato Tillo, abbiamo realizzato e abbiamo posto come nostra visione proprio costruire una piattaforma digitale che aiuti gli agricoltori a dare il cibo alla popolazione del nostro pianeta. Questa è la visione grande. Vogliamo dargli una mano perché hanno bisogno di aiuti in questo percorso verso innovazione, verso la tecnologia. È evidente che gli agricoltori sono in difficoltà, i margini della propria azienda agricola stanno riducendo, i costi, gli input, degli input, diciamo costi operativi stanno crescendo, i mercati di distribuzione dei raccolti sono estremamente volatili. Ce l'ha detto prima il professor Valentini, parlava del cambiamento climatico. Abbiamo visto cosa sta succedendo e cosa è successo in Nord America con i produttori di vino. Abbiamo visto, per esempio, qui in Sudafrica, 2 anni fa, la regione del Western Cape, per intenderci, dove è Città del Capo, è rimasta senza acqua, completamente senza acqua. La prima città al mondo che è arrivata al punto dove i rubinetti erano asciutti. Grazie a Dio la situazione è migliorata, però comunque c'è un'emergenza totale sull'acqua, la disponibilità dell'acqua. Ma questo è, diciamo, abbastanza diffuso. Gli agricoltori hanno grosse sfide di fronte a loro, e come risultato, il numero di aziende agricole, commerciali, sta diminuendo in molte parti del pianeta. Parlando proprio con gli agricoltori, molti di loro definiscono il loro lavoro come gestione della crisi. Non riescono a essere avanti, a vederle prima, non riescono, sono diciamo reattivi nell'ambito degli innumerevoli problemi che hanno e si trovano a dover risolvere. E questo rappresenta una grossa sfida, ma anche una grossissima opportunità per noi. E qui noi stiamo focalizzando le nostre attenzioni nel costruire e realizzare questa piattaforma digitale. Perché gli agricoltori sono in cerca di soluzioni. Questa
In Sudafrica gli agricoltori hanno un modo di dire: quello che misuri è quello che ottieni. Ed è interessante perché questa fotografia che ho preso io personalmente in un'azienda agricola qui in Sudafrica è comune, è il 98%, se non il 99% delle aziende agricole che personalmente ho visitato. Tonnellate di scaffali di carta dove sono tenute tutte le informazioni legate all'attività agricola. Un farmer, un agricoltore mi disse: vedi, questo è il nostro tesoro, ma è il tesoro nascosto, perché noi non abbiamo possibilità di avere accesso, un semplice, immediato, efficiente accesso a queste informazioni. Questo rappresenta il punto focale del percorso di Tillo, dove personalmente credo ci siano grandissimi spazi per efficientare il lavoro nelle aziende agricole e per creare valore. Le modalità di condivisione, di raccolta, di condivisione, di archiviazione, di analisi dei dati agricoli sono, lasciatemi dire, preistorici, nel senso sono su carta, sono tutti su carta, e questo chiaramente non agevola l'efficienza, non agevola la collaborazione, non agevola un risultato. Ora, le generazioni precedenti o delle generazioni attuali, diciamo, degli agricoltori senior, sono cresciuti in questo sistema, per cui non ne vedono appieno i limiti e sicuramente non comprendono quelle che sono le opportunità offerte oggi dalle tecnologie. I giovani nelle aziende agricole stanno utilizzando applicazioni, ma quasi tutti usano delle applicazioni che sono subottimali, messaggistica, WhatsApp, e per giusto condividere le informazioni. Ma questo rappresenta comunque un limite enorme, perché quelle informazioni vengono, come dire, disperse nel flusso di comunicazione. Questo che vedete qui, giusto due secondi, perché sicuramente ne siete a conoscenza, ma queste sono le modalità in cui i dati vengono accorti oggi. E questo è vero in Sudafrica, ma è vero in Italia, è vero anche in Russia o in Indonesia o anche in Nord America, dove personalmente pensavo fossero più all'avanguardia. No, abbiamo avuto conferme assolutamente. Questo è il modo in cui gli agricoltori oggi raccolgono e gestiscono i propri dati. Questo è certamente un problema, ma è altrettanto una grandissima opportunità di business, una grandissima opportunità perché riuscendo a digitalizzare i dati agricoli si può fornire alle aziende agricole una nuova piattaforma per la raccolta, l'archiviazione e la gestione dei dati, trasformando i dati in qualcosa di più valore, che dia più valore. C'è sicuramente, lo dicevo prima, c'è un incremento interessantissimo e cospicuo nel numero di investimenti sul settore agritech. Ci sono un crescente numero di aziende tecnologiche che offrono da sistemi di management dell'azienda a sistemi di tracciabilità, a sistemi che vedono anche l'intelligenza artificiale coinvolta, diciamo, nell'identificazione di parametri specifici. C'è un ma. Il ma che personalmente ho visto io è che queste tecnologie, che sono estremamente potenti e estremamente ben fatte, per l'agricoltore sono troppo complesse. La prima ondata di tecnologia che è arrivata nell'agricoltura è stata realizzata da persone estremamente competenti, estremamente esperte, tecnologicamente esperte, ma queste persone sono distanti dagli agricoltori, perché l'agricoltore come utente è un utente molto
chiamiamolo così, basico, non è un utente, non è ancora un utente evoluto. Vediamo, abbiamo visto e continuiamo a vedere agricoltori che non riescono a comprendere minimamente come cosa si possa fare con queste tecnologie, e comunque, se anche lo comprendono, ne delineano solo la complessità d'uso e i costi. E questo ancora oggi rappresenta una sfida nel settore, nel comparto dell'agritech. Da qui parte, diciamo, la proposta Tillo. La proposta Tillo è fondamentale, è fondata su due aspetti. Uno, che i dati nell'agricoltura sono, come direbbero gli inglesi, un game changer. Possono completamente cambiare il paradigma, in meglio. E l'altra cosa che noi crediamo fermamente, ed è il principio che guida lo sviluppo di Tillo, è che la semplicità d'uso è la chiave per il successo in questo ambito. Stiamo lavorando tantissimo per realizzare un sistema ultra semplificato che permetta questo inizio di questo percorso verso la totale digitalizzazione delle aziende agricole, attraverso i dati e attraverso gli analytics, cosiddetti big data. Questo è un esempio di un'azienda agricola che produce mele, che usa Tillo. E qui vedete i propri dati, questi nelle colonne vedete i team che fanno la raccolta delle mele nei campi dell'azienda agricola. Voi vedete qui un numero di team e i numeri legati a quanti cesti vengono raccolti al giorno. Ora, quanto tempo occorre in un'azienda agricola per definire qual è stato, nel periodo di raccolta, qual è stato il team che ha raccolto di più e quindi ha performato meglio, e qual è stato il team che ha performato peggio? Ecco, per fare questa analisi occorrono alcuni giorni, e ce l'hanno confermato gli stessi agricoltori. Non è un'informazione immediata. Nel momento in cui viene utilizzato un sistema tecnologico, digitale come Tillo, queste informazioni vengono processate in tempo reale. Quindi il farmer, e nel caso specifico questo farmer non era in quel mese nell'azienda agricola, ci ha contattato dicendo: è fantastico perché io sto ricevendo queste informazioni, pur essendo a migliaia di chilometri di distanza, riesco a vedere in tempo reale tutto quello che viene fatto nell'azienda agricola, ma non solo, riesco a vedere anche immediatamente chi sta performando meglio e chi sta performando peggio, chiaramente con l'obiettivo di migliorare la produttività nell'azienda agricola. Questo è un semplicissimo esempio. Qui abbiamo un altro esempio. Con Tillo è possibile registrare il consumo del carburante all'interno dell'azienda agricola attraverso, diciamo, su tutti i macchinari. È anche possibile registrare il quantitativo, lo stock di carburante nei serbatoi dell'azienda agricola. Queste due informazioni messe insieme ci daranno, stiamo lavorando per arrivare a questo punto, ma ci daranno sicuramente la possibilità di allertare, di mandare un messaggio all'agricoltore dicendo che con questo consumo tra 3 giorni il carburante sarà finito. Quindi, cliccando qui, si può richiedere un preventivo o riordinare il carburante dal fornitore abituale, oppure c'è un elenco di fornitori disponibili in zona che possono ricevere l'ordine. Questo è un chiaro esempio molto semplice di come, acquisendo il dato digitale, quel dato può diventare, da semplice dato, può diventare una transazione. E questo viene fatto attraverso un sistema semplicissimo su uno smartphone. Noi, l'ho detto, lo ripeto perché ritengo sia assolutamente fondamentale, la semplicità d'uso nel settore agricolo è la prima e più importante chiave per il successo. Come funziona Tillo? Tillo è stato realizzato come una piattaforma, non come un software. E perché sto dicendo questo? Perché Tillo è stato realizzato per connettere le persone nell'ecosistema. Con Tillo
Io mi posso connettere con i miei collaboratori, posso connettermi con i miei consulenti ed è veramente l'essenza della piattaforma digitale, dove si possono connettere persone nell'ambito di una filiera e il valore della connessione risiede nello scambio di questi dati, delle informazioni. Quindi con Tillo io posso facilmente invitare le persone con cui lavoro all'interno del mio spazio di lavoro digitale, assegno o vengono assegnati dei task precisi per la raccolta dei dati agricoli e nel momento in cui i dati vengono raccolti, vengono condivisi all'interno dello spazio di lavoro comune. E una volta che questi dati vengono raccolti, si genera una serie di informazioni aggiuntive. Qui vedete un esempio molto semplice del registro presenze. Noi abbiamo incontrato agricoltori che hanno speso fino a $10,000 per comprare dei software che permettano il cosiddetto clock in, clock out, quindi il registro presenze per un numero di lavoratori nelle aziende agricole. E questi software, oltre ad essere molto costosi, non hanno performato, non riuscivano a farli funzionare per vari motivi. Qui avete visto un esempio pratico, molto semplice, di come effettivamente su Tillo sia possibile fare il registro presenze di un numero praticamente illimitato di lavoratori con un semplice click. Pochi secondi e tutte le informazioni prese direttamente sul campo vengono trasferite nell'ufficio all'amministrazione che processerà i dati o anche all'agricoltore, al proprietario dell'azienda agricola che magari non è in azienda e riesce a vedere esattamente chi è al lavoro oggi o chi non è al lavoro. Questo è un esempio, ne potrei fare tanti altri. La soluzione che abbiamo realizzato e su cui stiamo lavorando è fondamentalmente vuole digitalizzare tutte le informazioni che sono già presenti nelle aziende agricole. Quindi tutto quello che è oggi su carta può essere trasferito in ambiente digitale usando questa semplice applicazione mobile che si chiama Tillo. Una volta che i dati sono all'interno dell'applicazione vengono generati grafici, quindi c'è una visualizzazione dei dati che oggi gli agricoltori non hanno, vengono gestiti i dati in modo che si controllano tutte le varie attività come task management, tutti i dati vengono geolocalizzati e chiaramente verranno offerti con una visualizzazione su una mappa digitale dell'azienda agricola. Ci sono dei sistemi di collaborazione, dei sistemi di messaggistica integrati con i dati, per cui la conversazione e i dati sono consolidati per non perdere nulla e tutti i dati raccolti attraverso Tillo sono scaricabili in formato Excel, quindi sul computer, oppure lasciati sul cloud. Questa è una fotografia reale, questo è il mio orologio. Vedete che questa azienda in cui io sto collaborando, diciamo con Tillo, questa azienda quando fa condivisione dei dati, di vari dati, io lo ricevo su questo orologio e riesco esattamente a visualizzare e a capire cosa sta succedendo nell'azienda agricola pur non essendo lì e comunque riesco ad avere un aggiornamento in tempo reale su tutti i vari processi. Questo è un esempio di come Tillo riesca oggi a dare visibilità su tutte le cose che sono importanti per il farmer e per i lavoratori, per il team dei collaboratori del farmer all'interno dell'azienda. Oggi il nostro lavoro si è concentrato principalmente sulla parte sinistra di questa slide, dove per noi è importante l'input dei dati che sono su carta, perché la maggior parte dei dati agricoli dell'azienda agricola oggi sono su carta.
Questo per noi è la nostra priorità, è il nostro focus. L'obiettivo principale oggi è permettere agli agricoltori di digitalizzare tutta l'informazione che sono su carta. E questo già di per sé rappresenta una evoluzione e diciamo così, un successo nel momento in cui vengono digitalizzati i dati, incredibili, perché si può permettere veramente la creazione di valore veramente importante. Noi abbiamo anche nel nostro percorso l'obiettivo di permettere integrazioni di sistemi terzi. Prima parlavamo dei droni, satelliti, dati provenienti da terze fonti come sistemi di meteorologici per l'agricoltura, sensori. C'è la possibilità di integrare la tecnologia terza e quindi di offrire all'agricoltore un'unica applicazione dove lui può personalizzare l'informazione, i dati e i contenuti di cui ha bisogno. Per finire, Tillo è una piattaforma digitale, e quindi diciamo la visione riguardo a questa piattaforma è veramente di offrire agli agricoltori e alle aziende agricole un set di servizi provenienti da terze fonti o da aziende che possono offrire servizi diversi. Personalmente il mio background viene dal mondo dei servizi finanziari, c'è una grossissima opportunità di connettere le banche o le aziende assicurative con le aziende agricole. Oggi il risk manager all'interno di una banca ha zero visibilità o veramente limitata visibilità sui finanziamenti che vengono erogati all'azienda agricola. Creando questa connessione di scambio di dati, il risk manager potrebbe avere in tempo reale tutte le informazioni, tutta la reportistica di cui ha bisogno per gestire il rischio del credito. Questo è un esempio, possiamo fare esempi per quanto riguarda il consulting, l'advisory, la consulenza e l'advisory. Abbiamo varie aziende con cui stiamo parlando, cioè è evidente che c'è una necessità incredibile di accedere ai dati agricoli dei clienti. Oggi Tillo è già disponibile in Russia, in Sudafrica, in Indonesia, in Italia. Diciamo che i mercati su cui ci siamo focalizzati sono certamente la Russia e il Sudafrica, e siamo partiti recentemente in Indonesia. Abbiamo un piano di sviluppo nei prossimi mesi molto ambizioso e quindi niente, è possibile vedere e comprendere meglio come funziona Tillo online. Con questo io ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione, io sono disponibile via email a qualsiasi ulteriore informazione o spiegazione di cui potrete aver bisogno. Grazie mille. Io adesso... Grazie mille Alessandro.